belle amiche, quest'oggi vi proponiamo un dolce fresco e velocissimo da realizzare, per cui servono soltanto 3 ingredienti e un pizzico di fantasia. Tutto quello che ci occorre sono 250 g di wafer, del gelato al tartufo, del gelato al fior di panna. In un recipiente sbricioliamo 150 g di wafer. Questi sono wafer al cacao, ma vanno bene anche alla nocciola o alla vaniglia. Non serve burro, non serve nient'altro, perché comunque basterà il ripieno per compattare la base del nostro dolce. Quindi la andiamo a sbriciolare. Rivestiamo il fondo della teglia che vogliamo utilizzare per dare la forma al nostro dolce con della carta forno e andiamo a versare i wafer che abbiamo sbriciolato, schiacciandoli per bene. Conservatene una parte per fare uno strato intermedio. E questa sarà la nostra semplicissima base. Il passaggio successivo è quello di mettere il primo tipo di gelato, formare quindi il primo strato della torta. Questa è una tortiera che misura per il suo lato più lungo, quindi in questo senso 22 cm. E ho utilizzato del gelato 350 g al tartufo e 500 g fior di panna. Iniziamo a versare il primo strato. Come vedete, dove il gelato deve essere ben morbido per poterlo distribuire agevolmente. Spargiamo quindi i biscotti sbriciolati che ci sono avanzati. Questa è soltanto una parte dei biscotti, ne abbiamo ancora altra di riserva per eventuali decorazioni. Passiamo quindi a distribuire il bianco, ovvero il fior di panna. Anche in questo caso è importante che il gelato sia semisciolto. Concludiamo con un altro strato di gelato al tartufo. Mettiamo tutto adesso nel freezer a congelare. Prima di far ciò però, come vi dicevo prima, decoreremo con i restanti wafer che ci sono rimasti. Adesso a voi la fantasia, potete metterli interi, incrociati oppure, come faccio io, sbriciolati. Ed ora riponiamo in freezer. Per una decorazione fantasiosa e intrigante vi lascio una simpatica idea. Con il gelato che è avanzato andiamo a riempire degli stampini, io ho scelto questi a forma di cuore proprio perché la torta è a cuore, e andiamo a riempirli. Dopo alcune ore in frigo siamo pronti a sformare la nostra torta gelato con wafer. La possiamo trattare come una normale torta, quindi la possiamo capovolgere, eliminiamo la carta forno . Guardate il fondo della nostra torta, sono tutti i nostri wafer sbriciolati. Ecco qui la nostra torta pronta. Andiamo a sformare anche i nostri cuoricini, se vogliamo aggiungere un tocco romantico al nostro dolce. Ed ecco completato il nostro dolce. Se questa ricetta vi è piaciuta, noi vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, a lasciare un like o un commento. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!